Buon sabato ai nostri amici di Chef in Cucina, oggi rigorosamente puntata senza glutine, gluten free, e la nostra puntata sarà curata dalla chef Mariana Oproaia. Ciao Jenny. Dell'agriturismo Terra di Solina anche oggi vi saluto da Capestrano. Da questo posto io ormai l'ho detto tante volte, ma io sono veramente innamorata perché a me piacciono tantissimo i posti immersi nella natura. Bellissimo. E qui veramente, oltre ad essere bellissimo, si respira proprio l'Abruzzo. Ed è veramente stupendo. E dicevo, tornando alla nostra ricetta, faremo una ricetta naturalmente senza glutine. È un raviolo d'ortica, cioè realizzato addirittura con le ortiche, che in questo periodo se ne trovano tantissime, quindi possiamo approfittare della stagione per realizzare questo piatto. Ed è perfetto per tutti, perché poi magari quando abbiamo qualche amico celiaco diventa sempre un po' complicato fare qualcosa che vada bene per tutti. E quindi questo è un piatto che è buono, e poi per i celiachi, anche per esatto, è perfetto proprio per tutti. Mette tutti d'accordo, celiaci, vegetariani, anche vegani, perché vedo che carne non ce n'è. No, forse vegani no, c'è no, perché c'è il latte. Però sì, volendo potremmo togliere l'uovo, potremmo sostituire il latte con un latte vegetale, quasi quasi. Sì, è vero, si ma può noi, fare. Ma noi facciamola come deve essere fatta. E allora, di che cosa abbiamo bisogno, Mariana? Allora, abbiamo bisogno di ortiche. Sì. Che le laviamo, poi li mettiamo sotto vuoto. Sì. Così non si ossidano, perché l'ortica si ossida subito facilmente. Sì, sì. Così ho pensato di metterla sotto vuoto, così conserva il colore e poi anche tutte le proprietà. Anche, e poi mi serve che non deve essere molto umido. Sì, perché noi lo frulliamo. Sì. Ok, allora lo mettiamo sotto vuoto, a cottura al vapore, al forno, a 100 gradi per 10 minuti. Perfetto. E poi? E poi la facciamo raffreddare e la frulliamo. Ok. Con un po' d'olio e sale. Perfetto. E basta. Che è questo? E una volta frullata facciamo queste palline. Sì, sì. Ecco, che è questo. Che dopo noi lo mettiamo, dopo che l'abbiamo frullato, lo mettiamo al forno per disidratarlo. Ok, quindi questo è già passato in forno. Sì, è già passato in forno. Ok. E ho messo... In forno per quanto tempo? Per un'ora. Ah, a 140 gradi. 140 gradi. Sì. Ok, perfetto. Che poi tra l'altro vorrei veramente spendere due parole su questo prodotto meraviglioso. Vabbè, la natura ci offre sempre ciò di cui abbiamo bisogno, sta a noi saperla ascoltare e veramente saperla leggere, perché a volte magari ci avvitiamo su delle cose quando sostanzialmente, io dico sempre, le stagioni ci regalano quello di cui abbiamo bisogno in quel momento, ma le ortiche fanno veramente tanto bene, hanno tantissime proprietà, sono ricchissime di ferro, quindi ideali per chi ha problemi di anemia, ricche di acido folico, quindi anche per le donne in gravidanza, insomma, veramente fanno molto bene. Sì, so che sono anche antireumatiche, antinfiammatorie, insomma. È vero. Vabbè, tutte le verdure sono secondo me dei doni preziosi della natura. È vero. Allora, torniamo alla ricetta. Sì, abbiamo fatto queste palline di sono proprio ortica. Curiosa di vedere come le trasformi in un raviolo. È un po' difficile, però è difficile. Si può fare. E dai, io ci ho pensato proviamo. Di farla con la carta forno, così non si attacca. Rischiamo che si attacca. Quindi schiacciamo l'impasto delle ortiche. Sì. Che poi sostanzialmente la andremo a riempire con una crema di patate. Con la crema di patate, sì. Ok. Che si fa come? Allora, le patate lesse, mettiamo una carota, un po' di una cipollina piccola e sedano, frulliamo tutto insieme. Semplicissimo. Volendo mettiamo due torli d'uovo, se no lo facciamo anche senza. Ok. Olio e basta. E poi la frulliamo. Sì, ed sì, è questa, sì. Giusto? Sì. Perfetto. Molto semplice. Quindi dobbiamo fare una sfoglia, come fosse come un raviolo. Sì. E poi invece qui, mentre tu fai i ravioli, abbiamo la crema di zafferano, giusto? Sì. Che è questa. Abbiamo una crema di zafferano. Che si fa? In che modo? Allora, mettiamo il latte una pentola a bollire, quando prima che bolle il latte aggiungiamo una pasta con farina e olio. Ok. Facciamo 40 grammi di farina, 40 grammi d'olio e giriamo e facciamo questa, e poi l'infuso di zafferano che lo mettiamo nel latte. Perfetto, abbiamo questa cremina. Abbiamo questa crema molto gustosa. Benissimo. Nel frattempo tu stai facendo le sfogliette di ortica. Guarda quanto è bella l'ortica, bella, certo. Da cruda dobbiamo starci un po' alla larga, perché io quando ero bambina ho fatto certi scivoloni veramente.
Però devo dire che è anche molto buona. Ma che bello! Ah, adesso andiamo a Sì, chiudere. andiamo a chiudere. Ah, io che pensavo si girasse. No, Qui no. dobbiamo stare molto attenti a non farlo Sì. rompere, giusto? Sì, è un po' delicata, però si può fare. Beh sì, poi tu hai veramente una passione enorme per la cucina, si vede. E quindi, quando le cose ci Infatti, ho piacciono. pensato a questa ricetta sull'ortica, devo fare una ricetta importante. Ma sì, ma poi io dico, quando le cose ci piacciono, se sono difficili, meglio, perché diventa anche una sfida, anche più Vero. bello. E questo Facciamo è un raviolo. taglia ravioli, Sì. praticamente. Io sono proprio curiosa di vedere adesso come andrà cucinato. Ecco qua. Quindi il nostro raviolo sarebbe questo ed è Sì. pronto, giusto? E come si cucina? Ah, Adesso lo mettiamo nell'acqua. quindi in acqua? Sì, sì, Acqua, sì. Sì, semplice acqua, semplice acqua. null'altro. Niente, acqua e un po' di sale. Ok. Che ci aiutiamo con una spatola. Ok. Ok. Perfetto, lasciamo cuocere per quanto tempo? Ah, per un Pochissimo, minuto, quindi veramente proprio. poco Sì, sì, poco sì, sì. poco. Ok, tra l'altro è già tutto cotto, quindi alla Sì, fine è solo per infatti, amalgamare un infatti, po' infatti, il infatti. tutto, giusto Mariana? Sì. Ok, nel frattempo mettiamo un po' di cremina. Sì, andiamo a mettere la crema allo zafferano sul fondo del piatto, Sì, giusto? sì. Bene, quindi procediamo con l'impiattamento del nostro raviolo, vai Mariana. Sì. Che Ok. bello! Questo praticamente, oltre ad essere bello, devo dire che è anche molto sano. Sì, è vero. Così vediamo anche com'è dentro. Ah, ok. Questo ovviamente prima di tagliarlo, eccolo qua. Che bello! Ok. Con Aggiungiamo crema filo di banana. d'olio. Un piatto praticamente vegetariano, Sì. senza glutine, Una sano, cagnolina di ortica. veramente non manca nulla. E poi anche un piatto che racconta il territorio, ovviamente è la stagione, perché qui siamo a Capestrano e siamo veramente vicinissimi a Novelli, quindi lo zafferano è un prodotto meraviglioso del nostro Abruzzo, di questo territorio in particolare, e poi ovviamente la stagione con le erbe spontanee, con le Vero, sì. Lo ortiche, perché dobbiamo. zafferano lo coltiviamo anche noi, un Addirittura anche po' lo qua, zafferano. sì, Ma dai, ma questa cosa mi è mancava. Per poco, solo per noi qua, uso sì, per vostro. uso nostro lo utilizziamo, Ma sì. quante cose fate? Praticamente facciamo quasi Tutto, tutto. veramente Sì. qui terra di Solina, se volete mangiare prodotti veri del territorio e i prodotti della stagione, beh, qui è una tappa obbligatoria perché è proprio così. Cioè, praticamente non si compra nulla, si mangia quello Si che la mangia quello terra che è, offre. sì, Che quello che bello. ho Come si faceva una volta, infatti dicono all'orto. sempre una volta alle persone, sai, tante problematiche anche di salute una volta non c'erano, perché comunque si seguiva tanto la stagione, no? E questo è importante, quindi cerchiamo di tornare anche noi a queste abitudini che insomma fanno bene e Vero, è poi anche importante. bello. Mariana, grazie allora, ti Grazie ringrazio a te, grazie tante. tanto e ovviamente grazie ai nostri telespettatori che ci seguono ogni giorno. Vi ricordo che l'appuntamento con Chef in Cucina è quotidiano. Ci vediamo domani per il consueto appuntamento con la pasticceria, sempre su Rete 8, la prima emittente d'Abruzzo. Grazie mille, arrivederci. Il peperoncino è stato importato dalle Americhe dal Cristoforo Colombo nel XV secolo. Il sapore piccante di peperoncino è dovuto al suo contenuto di capsaicina, una sostanza che influenza anche su alleviare i dolori.